accolse i sopravvissuti, divenne area per coordinare i soccorsi quando una macchina di protezione civile nel 1998, probabilmente non era ancora nemmeno ben rodata, fu punto di riferimento per gli aiuti. L'area mercatale di Sarno, il 5 maggio del 1998, rappresentò un luogo di salvezza ed un luogo di speranza. Coordinare non era facile davanti ad una situazione mai affrontata. La macchina dei soccorsi prese vita un'ora dopo l'altra, tra il via vai di elicotteri, di auto, di ambulanze, il via vai di persone e liste di dispersi. E quell'area simbolo è parte oggi del programma di esercitazioni nazionali programmate dal Dipartimento di Vigili del Fuoco in Campania nel periodo 15-18 novembre 2022, diventando nuovamente un campo base. E così a Sarno si focalizza l'attenzione proprio sugli eventi catastrofici del maggio del 1998. Domani al Teatro Delise un convegno sul tema il piano comunale di protezione civile strumento di pianificazione e supporto alle attività di soccorso, tracciando dunque le linee dell'emergenza idrogeologica che degli eventi storici avvenuti nel 1998 con le frane di Sarno, 15, San Felice a Cancello, Siano e Brasigliano e per Benevento gli allagamenti nell'area di esondazione del fiume Calore del 2015. Tra i presenti ci saranno il professore Pasquale Versace, già commissario straordinario per gli eventi alluvionali del 1998, il professore Italo Giulivo, direttore generale lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania ed il vicepresidente della Regione Campania, l'onorevole Fulvio Bonavitacola. Ci saranno nel corso della giornata testimonianze dirette dei sopravvissuti, dei vigili del fuoco che intervennero in quei giorni, delle forze dell'ordine operative sui territori straziati dalle colate di fango. I soccorritori, dunque, i volontari. Il convegno, organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno, d'intesa con il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, e l'Ordine degli Ingegneri di Salerno. Si vuole cogliere l'occasione dell'esercitazione per fare, durante il convegno, detto il sindaco Canfora, un focus sul delicato ed importante ruolo che riveste l'informazione alla popolazione, proprio sul piano di protezione civile, con particolare attenzione ai rischi del territorio di Sarno e all'attività di soccorso espletata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel sistema di protezione civile. E giovedì 17 novembre, nell'ambito delle esercitazioni nazionali programmate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Direzione Centrale per l'Emergenza, è prevista nell'area di realizzazione del campo base dei Vigili del Fuoco, già utilizzata nel 1998 come area di concentramento delle risorse in occasione degli eventi franosi del 5 maggio. Saranno montati 5 moduli logistici del Comando dei Vigili del Fuoco della Campania, in grado di accogliere 200 soccorritori, con la realizzazione poi di impianti e servizi, nonché spazi di community. Allo scopo di verificare questo, la sinergia tra gli attori del sistema di protezione civile, anche negli aspetti connessi all'organizzazione della logistica, ed è stata concordata con la protezione civile della Regione Campania anche l'installazione di un modulo cucina e di una tenda mensa, nonché la collaborazione di volontari nell'attività di presidio e gestione attività del campo di base. Inoltre, in applicazione del protocollo nazionale tra Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana, sarà installato anche un posto medico avanzato all'interno del campo, simulando dunque una situazione molto, molto vicina alla realtà.